serio? Credo di sì. Comunque non vedrete mai la mia faccia, io interpreto filosofia e sarò l'annunciatrice, la presentatrice di questo spettacolo all'inizio e alla fine, la mia fede. E sono anche cieca, quindi seccato dal palco. Nell'ora della vostra morte. Amen. Io sono, ho gestito questo laboratorio che ha riflettuto in maniera così scanzonata e allegra come sempre fanno i ragazzi su un tema che però è un tema molto, molto importante, anche sul quale non ci sarebbe nulla da ridere, ma loro sorridendo ci fanno riflettere su un nostro modo di vivere e su un nostro modo di pensare. Io oggi interpreto Bella Vita, che è un vecchio molto stanco, molto diciamo proprio rovinato dagli anni, che come puoi vedere anche dall'aspetto fisico è molto in difficoltà anche economiche, e si presenterà appunto in, oltre che vecchio, stanco e malaticcio, si presenterà anche cornificato e con una importante questione da risolvere. Per vedere cosa riescono a fare questi ragazzi, noi siamo molto attenti a tutte le attività che si svolgono, specialmente nelle scuole, l'attività teatrale è un'attività a cui attribuiamo grande importanza. Sì. Speriamo che lo spettacolo vada bene, io sono qua per fare il servizio d'ordine e assicurarmi che nel senso non ci sia problemi, casino. Qualcosa di emozionante. E tanta allegria, speriamo. Ci aspettiamo un'esperienza positiva per i ragazzi, un'esperienza di così condivisione. Qui c'è tanto lavoro. Tanto lavoro, siamo da 2 giorni qui che non facciamo altro, abbiamo montato tutto, abbiamo preso le cose, soli logicamente, adesso siamo pronti qui, luci, audio, sempre presenti e speriamo che lo spettacolo sia positivo e che vada tutto bene.